Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione di TG Master X. Partiamo dalla politica, con il presidente della Liguria, Giovanni Toti, che ha gli arresti domiciliari. I dettagli nel servizio di Sara Leonbruno. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, è ai domiciliari con l'accusa di corruzione, mazzette in cambio di favori, soldi e utilità come mezzo per sbloccare e velocizzare, il tutto sotto l'ombra di Cosa Nostra nelle elezioni nel 2020. Matteo Cozzani, suo capo di gabinetto e braccio destro, è accusato di corruzione elettorale aggravata dall'aver agevolato l'attività di Cosa Nostra. Toti avrebbe intascato 74.000 euro da Aldo Spinelli, imprenditore nel settore logistico e immobiliare, a fronte di varie promesse. Quella di trovare una soluzione per trasformare la spiaggia libera di Punta dell'Olmo in privata e velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per 30 anni di una SPA controllata da Spinelli. Ma è sulla campagna elettorale per le regionali del 2020 che si allunga l'ombra di Cosa Nostra. Secondo i magistrati, Cozzani avrebbe agevolato il clan Cammarata promettendo posti di lavoro in cambio di voti degli elettori verso la lista Cambiamento con Toti presidente. In carcere Paolo Emilio Signorini, presidente dell'autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, che avrebbe accettato da Spinelli denaro e 22 soggiorni di lusso a Monte Carlo per un valore di 42.000 euro. Lo studente italiano Matteo Falcinelli è stato arrestato a Miami con metodi discutibili. Ora la polizia americana è sotto accusa. In un video che circola negli ultimi giorni sui social media, Matteo Falcinelli, uno studente italiano di 25 anni, viene brutalmente arrestato e legato dalla polizia di Miami. Le registrazioni, emerse grazie alle bodycam degli agenti, mostrano il giovane di Spoleto immobilizzato a terra, ammanettato e incaprettato in una posizione dolorosa, una pratica potenzialmente letale conosciuta come hog tie restraint, immagini che portano subito alla mente l'arresto di George Floyd. La vicenda ha avuto inizio la notte tra il 24 e il 25 febbraio scorso, ma il video è stato pubblicato pochi giorni fa alla fine del processo. Il giovane avrebbe avuto uno scontro verbale con alcuni agenti dopo aver tentato di recuperare i suoi telefoni lasciati all'interno di un locale a Miami Beach. Attualmente Falcinelli non è più in stato di detenzione, ma sta partecipando a un programma rieducativo che a seguito del suo completamento chiuderà il caso giudiziario nei suoi confronti. Al momento la sua famiglia sta valutando le azioni legali da intraprendere, sollecitando un intervento da parte della Procura di Roma. Intanto i primi passi da parte delle istituzioni. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha già richiesto l'attenzione dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markel e molte organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International hanno chiesto giustizia. Più di 400 celebrità hanno partecipato lunedì 6 maggio al Met Gala di New York. È l'evento più amato dagli appassionati di moda. Il Met Gala è la serata per eccellenza delle star internazionali, senza dubbio la raccolta fondi più glamour dell'anno. La padrona di casa, come sempre, l'elegantissima Anna Wintour, direttrice di Vogue America. Ma con lei sono state più di 400 le celebrità che hanno sfilato sul sontuoso green carpet del Metropolitan Museum of Art di New York. La mostra di quest'anno si intitola Bellezze addormentate, il risveglio della moda. Un tema che si ricollega al dress code del Met, The Garden of Time, il giardino del tempo, dal nome del racconto dell'autore inglese J.G. Ballard. Una natura da preservare nella sua bellezza e fragilità, interpretata dagli stilisti in maniera eterea e romantica. Abiti da sogno come il monospalla verde e blu con dettagli fiabeschi indossato dall'attrice Zendaya o il nude look scintillante di Jennifer Lopez, ma anche il particolarissimo vestito fatto di sabbia della cantante Tyla. Insomma, una vera parata di idee dall'eleganza senza tempo. Festeggiamenti in tutta Europa per l'anime di One Piece, che compie 25 anni. Siamo stati in centro Milano a scoprire gli eventi dedicati. Un negozio in zona Corso Como aperto solo per 14 giorni, dal 5 al 19 maggio. Così l'anime di One Piece festeggia un quarto di secolo. Con un bagno di folla, file chilometriche e attese record nella città di Milano. Siamo stati in fila dalle 9 del mattino e siamo entrati alle 18. Cosa avete comprato? La tazza di Onigashima. E ho vinto il primo premio. Botta di fortuna. Sono venuto qua per prendere delle cose per mio figlio che ha 8 anni, che è appassionato di questo manga. C'è poco assortimento perché hanno fatto fuori tutto.
Abbiamo partecipato alla lotteria ed è stato fortunato che ha vinto l'ultima mini action figure. Perché è finito tutto? Volevo prendere un cappello di paglia, però giustamente completamente non ci sono. Un paio di fumetti e Zoro e Sanji, quindi principalmente gli uomini della serie. Io ho preso il cappello di paglia e un manga, ovviamente. Ecco qua, voilà. Personaggio preferito della saga? Sanji. Zoro. Ecco Luffy per ora. Per me Sabo. Zoro. Chopper. Rorono a Zoro. Sir Crocodile. Bo Hancock. Zoro e Chopper. Trafalgar Law. Riesce a pianificare strategie, anche se poi alla fine va tutto male per colpa di Luffy, che combina sempre disastri. Sicuramente Chopper è il mio preferito, è una renna ed è un aiutante di Luffy. Lo so che è banale, però Luffy è fantastico, è l'amico che tutti vorrebbero, credo. Grazie alla doppietta di Oseru, il Real Madrid vola in finale di Champions League. La finale di Champions League sarà Real Madrid contro Borussia Dortmund. I Blancos si qualificano per la partita di Wembley grazie al successo per 2-1 contro il Bayern Monaco di Harry Kane. Decisiva la doppietta di Joselu sul finale di gara. Quella di Wembley, per Carlo Ancelotti, sarà la sesta finale di Champions da allenatore, con 4 Coppe dei Campioni portate a casa. Il tecnico dei Blancos vuole concludere una stagione già ricca di successi, dopo la conquista del campionato spagnolo contro il Barcellona di Xavi e Lewandowski. Appuntamento a sabato 1 giugno, quando finalmente si saprà chi trarre. Questa era l'ultima notizia. Un saluto e arrivederci alla prossima edizione di TG Master X.